Buongiorno a tutti quanti. Oggi, dopo tanto tempo, proveremo di nuovo un extrotto. Gregory Peck, eccolo qua. Gregory. Allora, che mi è stato intimato di provare da Enrico Montesin e Belisario, quindi la colpa è tutta quanta vostra. Io non mi prendo nessuna responsabilità di quello che succederà durante questo video. Me ne lavo altamente le mani. Ciotolina bellissima, vi dico la verità, ciotolina nera, no, bella, nera, carina, però comunque una ciotolina ingress, se non mi sbaglio. Ok, ceramica. Bene. Siccome mi hanno detto che è stato arricchito con latte, con questo, con quello, bisogna provarlo. Bisogna provarlo e vediamo come va. Mettiamo un po' di prebarbino. Come rasoio ci spariamo il mio mitico rasoio da recensione sapone, quindi 316 armato di Gillette Natchez e pennellino HK sintetico. Allora, c'ho il fluido balsamico che devo dire che c'è una profumazione buona, si sente anche abbastanza sparata. Il sapone così a naso non si sente quasi nulla, devo dire la verità. Non si sente proprio nulla. Quasi unscented, però magari in rasatura explosion. Quello qua, HK. Invece il fluido si sente bello spinto. Dai, Roma, dai! Dai, Roma! Anche perché qua se non sono capace di montarlo, tocca comprare la bomboletta, quindi vediamo qua. Ah, ragazzi, comunque, adesso non so se il video esce prima o dopo. No, esce prima per forza. Settimana prossima, se tutto va bene, sono stato invitato al Cosmoprof e quindi faremo un bel giretto a vedere un po' di novità e cercherò di portarvi un po' di contenuti, qualche bel vidietto. Beh, il montaggio devo dire molto pannoso, molto denso, chiama acquetta. Adesso vediamo. Profumazione in montaggio si sente leggermente di più, però comunque molto 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 blanda. Però piacevole. Ci siamo? Ci siamo. Grazie.
Allora, il montaggio è più denso, però comunque mi si può dire un po' la pomposità del schiumaggio, un po' si sente il marchio, lo si riconosce, però adesso vediamo come lavora. Ok. Prima passata andata. Comunque con l'acqua bisogna sempre stare attenti, non esagerare perché tende se no a schiumare molto, però dosandole senza esagerare ha una buona copresa. Devo dire che un po' l'elemento te la fa sentire sulla pelle. Come protezione non è male, però non mi fa sentire l'emollienza. Comunque di un sapone che ha un certo costo. Adesso valutare la qualità prezzo, comunque con una ciotolina così è difficile perché comunque solo la ciotolina penso che abbia un costo. Penso insomma abbastanza notevole. Più che altro sento molto l'elemetta in viso, non mi dà, non me lo sento molto protettivo, però adesso faccio i ritocchi, carico ancora un po' di sapone. Infatti, ho già diversi red point. Carichiamo un altro po'. Faccio solo i ritocchini e basta perché ho la pelle sinceramente un po' provata. Ragazzi, che faccio apposta o altro. Questo è.
Il punto è che se lo lascio molto, diciamo, poco idratato, mi va a mancare di scorrevolezza, cioè sento un po' più protettivo, ma mi va a mancare di scorrevolezza e non va bene. Se lo idrato di più, sento proprio la lama in faccia. Infatti, con pochi giri, comunque, schiuma veramente tantissimo. Ti dà l'idea anche di una schiuma molto densa, però la lama in viso si sente, ragazzi. Logicamente valuto e parlo del sapone, comunque sapendo il costo che ha, lasciando stare ciotolina o altro. Dà anche l'idea di avere anche una certa coprenza il sapone, però è una cosa un po' che resta un po' superficiale, diciamo, ecco. Difatti, quando passi la lama è sempre un po' tipo spumoso. Quando passo la lama io in viso la sento. Magari chi ha la pelle meno delicata no. Neanche se ne accorge. Sinceramente, quando avevo provato a Mamiglia, devo dire sincero, avevo provato più. Se non mi ricordo che rasoio avevo usato in quel caso, se ho usato un rasoio più leggero, però adesso quando provo saponi di un certo livello uso rasoio di un certo livello, altrimenti è inutile che mi metto a usare l'italico che ormai mi rado. Anche senza sapone. Mi ci vuole un rasoio che mi faccia. Anche se uso una lametta che per me è top, che mi faccia capire insomma come va. Ok. È anche un peccato perché ci sono delle profumazioni secondo me che sono veramente molto buone, però ragazzi, massacro qua. Beh, posto rasatura devo dire non male, la pelle sta bene, però sembra che mi abbiano sparato in faccia. Proviamo. Il fluido, una bella sparatoria. C'è il mentolio. Mannaggia. Maledetto Enrico Montesin, dirmi che c'è il mentolio o no, eh? Mi metto ancora un po' perché Tutta salute. maledetto è qua, eh. Vabbè, ma si prende le sue responsabilità. Diciamo che c'ho la pelle che non è proprio felice quanto sente il mentolio in generale. Allora, arriviamo alle conclusioni. Ahimè ragazzi, devo ritornare sullo stesso punto. Extro, secondo me, ha delle ottime potenzialità perché ha delle profumazioni ottime, un packaging veramente bello, perché anche i saponi sono in vetro, non ci vedo più, cioè sono praticamente cieco. La profumazione non la sento perché sento solo il mentolio. Quando se ne andrà il mentolio magari sentirò qualcosa. Secondo me ha delle ottime potenzialità, il packaging è bello, vasi di vetro, tutto quanto molto bello. Però ragazzi, c'è bisogno di un sapone riformulato, ma non
aggiungo quello, aggiungo quello. Secondo me va riformulato completamente. Questo è il mio pensiero se si vuole raggiungere un certo livello. Praticamente tra poco ho bisogno di una trasfusione di sangue. Dispiace perché, come ho detto, le profumazioni sono ottime e anche il packaging è ottimo, però fallo pagare anche altri 2-3 euro in più, però c'è bisogno, secondo me, di un sapone che ti dia una bella protezione, un montaggio che vada più in profondità e non una cosa solo estetica. Cioè, il montaggio che io sento è un montaggio estetico, denso, pannoso, tu lo monti in viso, sembra un sapone mostruoso dopo, però quando ci passi il rasoio, un rasoio efficace, comunque un rasoio che la lama te la fa sentire, te la senti tutta. C'è poco da fare. Quando uso dei marchi comunque a quel livello lì di prezzo, la lama non la senti in viso. Quindi qui, secondo me, c'è il problema. Basta, vi ho detto la mia. Adesso vado. Pronto? No, scherzo, dai. Sono sopravvissuto comunque. Mi metto anche un po' di crema e dopo ci salutiamo. Mettiamo un po' di cremetta che tappa i pori. Mettiamo un po' di cremetta che tappa l'emorragia. Ah, adesso mi sta passando un po' il mentolo. C'ho il fischietto. Sentite. Bene. Ragazzi, vi saluto. Do la mia parola che se un giorno Extro cambia sapone, una volta per tutte come si deve, cambia veramente, no, il tappo, il componente o l'idea, cambia sapone, fa una saponificazione diversa, sarò il primo a provarlo e non vedo l'ora che arrivi quel momento lì. Come è successo anche con altri marchi che magari non mi piacevano e dopo ho cambiato idea. Se a voi piace, fate bene a usarlo. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bye bye.